Salve a tutti ragazzi e bentornati ai miei shusha. Siamo tornati su TikTok. Questo è un video sul calcio. Ma proprio adesso che c'è la pausa delle nazionali? Sì. Sì ragazzi, un po' per lanciare FIFA che uscirà domani. Almeno per me, penso, spero. Da questa notte a mezzanotte potrò fare i primissimi video su FIFA. Quindi aspettatevi qualcosa. Sta per tornare Mr. Spettacolo con la sua carriera. Voglio avere il tempo giusto per creare la miglior storia possibile. Quindi probabilmente da domani vedete il pack opening, draft, ma arriverà. Ma soprattutto, proprio durante la pausa delle nazionali succedono cose, e succedono quelle più memose e più divertenti. Qualche giorno fa c'è stata la partita di beneficenza dei Sidemen, che sono un gruppo grandissimo, conoscerete spero. Hanno radunato i migliori creators lato mondo calcio e non solo. È già stata questa partita. È pieno di meme, TikTok, Twitter, pieno di video di cose che sono successe in quella partita. Andiamocela a vedere ragazzi, perché sarà pieno di meme. E poi comunque è bello quando il calcio incontra anche il nostro mondo, no? Però qua siamo a livello top. Ma non solo, finalmente dopo tanto tempo ragazzi daremo un po' di spazio al nuovo fenomeno del web ragazzi. Cioè questo è un pazzo furioso. Lo vediamo insieme. E poi comunque andiamo a vedere che cosa è successo nel mondo del calcio in questi giorni. Oh ragazzi, abbiamo vinto con l'Inghilterra, con una squadra di scappati di casa. Ma come abbiamo fatto a non andare al mondiale? Supportate al grande questo video. Se lasci piace a questo video, la tua squadra vincerà domenica. Non rischiamo, non rischiamo. Soprattutto amici della Juve, lasciate un bel mi piace. Andiamo su TikTok e iniziamo. Ovviamente per chi non stesse capendo di cosa parliamo, come detto qualche giorno fa c'è stata questa partita di beneficenza tra i Sidemen, la Sidemen FC, insomma la squadra composta dai Sidemen, quindi Chiesai, Portusho e tanti altri. C'era anche alla Sarbim, i content creator più famosi d'Inghilterra e del mondo, che ha sfidato la YouTube All Star. Altri content creator famosissimi, c'era anche Mr. Beast, il top. Tutto in una partita di calcio che è stato pieno di meme, soprattutto grazie a una persona. Come detto, il più grande meme al momento, la star del web, iShowSpeed. Questo è un pazzo, ragazzi. È un folle vero. Ma vediamo un po' che è successo in questa partita. Eccolo ragazzi, Speed, l'arte del calcio. Allora, questo è un pippone, ragazzi. Veramente lui non c'entra niente con il calcio. Io non ho visto nulla, fatevi accendere il condizionatore, sennò oggi stiro. Non ho visto nulla, ho visto solo che è pieno di meme, no? Allora, questo è successo dopo 21 secondi dall'inizio della partita. Lui tutto fomentato, fallaccio su Chiesa. Ma ragazzi, lui è americano, quindi insomma ragazzi, ci può stare che non sappia giocare a pallone. Però se conoscete un po' il personaggio, queste cose faranno super ridere, guardate. Lui super appassionato, tifosissimo Cristiano Ronaldo. Con questa passione si è avvicinato al calcio, ma non sa giocare come potete vedere ragazzi. Però è un trash talker, è uno che fa un sacco di, sì, di intrattenimento. È un folle raga, è un folle. Poi dopo ci andiamo a vedere un po' che fa. Forse avevamo visto qualcosina, non serviva, ma lui lo fa lo stesso. Però il fatto che lui dopo 20 secondi abbia fatto quell'intervento su Chiesai ha fatto un sacco ridere. Che poi tra l'altro ragazzi, do di tecniche zero, ma fisiche una cifra, cioè questo corre. Aveva però anche fatto un gol ragazzi, bellissimo. Questo è uno dei momenti più tristi della storia del calcio. Va sotto la curva, fomentatissimo però. Era fuori gioco. Mi ricordo ragazzi però tutto questo quando andavo a giocare a calcetto con i miei amici che non sapevano. Oh vabbè, qua la messa. Che non sapevano giocare a calcio, no? C'è sta sempre quell'amico che viene perché te manca il decimo e non è capace. E veramente ragazzi si vedevano cose incredibili. Ha fatto un sacco di interventi anche un po' killer. Bel livello è quello che è. E lì correva e faceva scivolate. Non si sa come abbia fatto a rimanere 93 minuti in campo. Speed punch. Ma perché? Perché è successa sta roba? Ah, gli sono andati sul in faccia. Oh no. Vabbè, ovviamente ragazzi, credo sia una fake rivalità creata apposta. Guarda, quello è pazzo. Tra l'altro c'è stato un invasore di campo. Vediamo se troviamo il filmato dell'invasore di campo che lo è andato un po' a cercare. Ah, una cosa importante è che tutto questo ha portato a una raccolta fondi da oltre 1 milione di sterline. Insomma ragazzi, tanta roba. È stato visto da 2 milioni e mezzo di spettatori contemporaneamente, quindi una cosa grossa, eh. Però perché ragazzi vi dico che tutto questo è successo proprio nel momento giusto? Perché visto che non ci sono cose nel mondo del calcio, c'è stata sta roba, tutte quelle azioni, tutto quello che è successo, soprattutto legato a Speed in questa partita, è stato ripreso da tutti, tipo anche da questa squadra turca. Eccolo ragazzi, che matto furioso col fulmine. Vediamo un po' ragazzi. Scusate, che c'aveva? Le easy fatte a scarpino? Vabbè, il livello tecnico, ragazzi, era veramente basso, devo dire. Però, almeno quello dell'intrattenimento alto.
Oh, attenzione ragazzi, abbiamo Moise Kean, che ovviamente gliene frega cazzi che la sua squadra non stia performando. Eccolo qua. Vabbè, vabbè, dove stai? Boh. Ah no, no, è vecchio, è vecchio. Ah no, pensavo ragazzi fosse da adesso. Eh sì, è l'ultimo, ma l'ha caricato a luglio. Ti immagini tutti là disperati per la Juve e lui Moise Kean che fa? Si chiama Moise Kean. Oh, vedete ragazzi, c'è stato questo tizio che ha fatto invasione di campo, è andato da Speed a dargli la maglietta di Messi. Non l'ha presa benissimo, diciamo. Solo che ste cose ragazzi non sono bellissime da vedere, perché vedete, poi arrivano quelli a fermarli. Eccolo il video dall'altro punto di vista. Vedete sto tizio che gli dà la maglietta, però ci sono i talli. Guarda, guarda come corre questo. Ma vediamo chi c'era in questa partita, no? Vabbè, lui l'abbiamo capito ragazzi, lui è un folle totale. Poi ci andiamo a vedere qualche video. Ok, sai. Ah raga, Calde Dragon. Allora io questo qua non lo conoscevo, no? Anch'io sono detto, che cazzo è questa gente che gioca? Non so lui che faccia, ma so che questo è stato coinvolto in un menage a trois tra due pornostar. Cioè praticamente c'erano due pornostar che si condividevano sto tizio. Ma che è brutto un culo, raga. Cioè nel senso, regia, vuoi mettere una foto di sto Calde Dragon? Nel senso, io non so uno che può dire è bello o brutto, perché a meno che il drago è posizionato in posti che noi non vediamo. No, oddio, che so i bug di FIFA 23 già. Oh mamma mia, OMG ragazzi, non mi dico così che domani mi tocca iniziare, porco. Due! Build up dell'azione, devo dire, molto buona. Castro, col sinistro. Dai, quella ti butta dentro. Match highlights, vediamo un po' ragazzi com'è andata questa partita, soprattutto chi giocava e via dicendo. Questo è il primo gol. Achus. Un pazzo furioso. Vabbè, ho capito, la palla raga, tra un po' la palla si fermava. Però grande Rocket. Allora, vi sembrerà ragazzi a velocità attenzione, tutto solo 2-0, forse viziato da un fallo, viziato da un fallo questo. Vediamo se rispondono i sideman. Sì, perché sennò non sarebbe questa la clip. Vabbè, ma il portiere è una busta. Vabbè, vabbè, fatto in amicizia, dai. In amicizia. 1-2. Vabbè, portiere, dai. Sei ridicolo. Ah, ma è quel Calde Dragon. Vabbè, Calde Dragon è un pippone. Però si rimette davanti lo star. Ma che gol ha fatto questo? Oh, rivediamolo, ragazzi. Qua uomini a terra, non si capisce. Golasso, golasso. Chi ha segnato? Non lo sapremo mai. Oh, bello ragazzi, ma qua è il calcio vero qua. Minimenter? Tanto Minimenter. No, 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 non l'accetto, non l'accetto, non l'accetto. Rifacciamo le squadre. Portiere, questo è andato a scuola da Pepe Reina. Ma che è sta zozzeria? Ma no, dai, questo è calcio scommesse. Bello. Devo dire ragazzi che i rossi hanno faticato molto molto di più per far gol, La Minimenter, bello il taglio. Vai Tobi, vai Tobi. E vi dicevo ragazzi, io con Tobi. E Tobi insomma ho giocato, vi ricordate? In quella famosa giornata a Barcellona, dove tra l'altro Minimenter mi fece un assist per il gol che feci lì. Invece questo qua ragazzi c'ha un build up clamoroso che è stato tagliato. Segna Castro, è stato bello perché in teoria si toglie la maglia e mostra la scritta. Insomma la mamma è guarita dal cancro, insomma gli facciamo tanti tanti auguri. Oh no, Minimenter la recupera. Vabbè, portiere, sei una busta di fave. No, no, raga, è un infiltrato. È per rendere spettacolare la cosa. Mo se prende gol da là me ne vado. No, ma questo non può fare il portiere. 5-6, ma non può fare il portiere sto tizio qui. Calcio in faccia a chi sai. Oddio, rimane lì. Diciamo che i portieri non sono proprio... Tapin. Bello. Chi è Pippo Inzaghi questo qua? Attenzione, attenzione ragazzi, 7-6. Non è ancora finita. Trivela. Bello questo. Questo gran gol. Questo golasso. Mazza, bello. Vabbè. Cioè questo ha preso un gol su 8 legit. Vedete, anche la Roma, proprio perché non c'è sta niente da fare in questa settimana, ha riportato il gol di Speed come uno dei momenti più tristi della storia del calcio. Vediamo il perché. È un... È fuori gioco. C'è José Mourinho che... Ma era fuori gioco. Oh no. Allora ragazzi, se vi state chiedendo chi sia sto tizio, vi faccio vedere qualche contenuto che porta. Quando ha provato un lip filler, cioè praticamente quello che gonfia le labbra. Cacco. Però ragazzi, c'era venuto preparato a questo evento, no? Si è allenato e non poco. Guardate, il calcio di rigore, boom. Comunque questo c'ha un sacco di energia, ragazzi. Io facessi sti tre salti sarei proprio... Ma perché? Vabbè, no, non è fallo, tutto a posto. Vai, vai. Ma
perché? Vabbè, però posso dire una cosa? No. Sapete che io è tanto tempo che vi dico che secondo me aggiungere quel pizzico di trash talking che si vede in NBA al calcio non farebbe male. E alla fin fine questo qua fa quello, ragazzi. Cioè lui è un trash talker. Si prende in giro il ragazzino. Beh, dai, ragazzi, bisogna lavorarci un po', però dai, ecco qui, le 12 sono, no? Atleti... No! Ha un bambino, chi l'ha fatto? Guarda che pazzo! Vediamo, vediamo, vediamo. No, vabbè, Bundesliga. Balla se sei il miglior difensore in Serie A. Al buon Kim, addirittura il miglior difensore in Serie A. Allora, sì, ma solo se Patrick gioca a golf. Ah, non ce l'aspettavamo questo. Esce in barella, ma comincia a dare indicazioni. No, no. Ma che sei uscito a fare in barella? Si è mangiato secondo me un fagiolo di Balzare. Oh, l'ha presa. E un po'. Attenzione, doppio. Questa te... Ah, questa l'hai presa. Porco Giuda, raga, prova a non muoverti. Questo allenamento lo doveva fare quel tizio. Dove siamo qua, raga? Dove siamo? Oh, non lo so, ma numero d'alta scuola qui, in Bangladesh. Attenzione, calcio femminile bangladino. Oh, no, so già che sta per succedere. Tanto lei considerata la più bella calciatrice al mondo. Ah, lei poi c'aveva pure una storia tutta strana, che lasciò la fidanzata per mettersi con... Come si chiama quello lì, sempre dell'Aston Villa, brasiliano? Nico, Messi, vediamo un po' Messi. Bella Messi! Meno male che c'erano le inferiate su, su quella cosa della chiesa. Oh, Ronaldo! 9 su 10, buona, ha preso traversa. Questa è buona, eh. Ehi, vabbè, portiere, sei una busta. Esther, attenzione. No, quella, no, quella. Oh! Luca, questa è, questa è brutta. Questa era brutta! L'ha colciata bene, gli avrei dato di più. Samu, secondo me, è uno che ne sa pacchi. No, gliel'hai acchittata. No, ma Samu. Sì, il portiere, questo ne sa. Questo ne sa, giro! Quando Neymar ha fatto questo al suo debutto. Oddio, Rabiot. Oddio, ha fatto un passaggio fatto bene. Pastore per Neymar. Neymarcito? Beh, 1-2. Quella era Draxler, credo. Neymarcito? Porco giù. Vabbè, raga, faceva come gli pareva, oh. Coltolosa. Beh, già stanno 5-2, 6-2. Beh, ragazzi, anche noi abbiamo una nostra versione del calcio tra creator, che è praticamente la partita, quello che organizza Federico Marconi, derby tra gli youtubers, campionato dagli youtubers, insomma, la Summer Cup e via dicendo. Tanto in questa partita c'ero anch'io. Ovviamente la Lazio ha vinto, ma non è che ci fossero dubbi, raga. Con Mister Spettacolo in panchina, la vittoria può accompagnare solo. Oh, i tuoi amici ti stanno guardando. Crash ti sta guardando. Vabbè, dai, Pickford, pure Kepa, dai, papà ti sta guardando. Ah, ok. Se ti guardano gli amici e la Crash, diventi un pippone. Se ti guarda tuo padre, diventi forte. Tuo fratello maggiore ti sta guardando, diventi Yashin. Beh, Undersar non lo metterei vicino a questi. Beh, ragazzi, questi erano dei TikTok sul calcio. Ci siamo visti un po' di cose, spero divertenti, in un momento un po' de vuoto. Domani torna FIFA, torna Mister Spettacolo e tornerà anche il calcio. Voi fatemi sapere che ne pensate. Ciao a tutti, a me Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.